Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Sono Simon Segno Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare della partita di ieri, ma in maniera un po' più oggettiva rispetto a quello che ho fatto ieri nel post partita a caldo. Direi subito di partire diciamo dal modulo, perché ieri Di Francesco ha confermato il 4-2-3-1, però adoperando qualche cambio di interpreti, ovviamente rispetto alla partita di Napoli, perché è sceso in campo dal primo minuto, diciamo, Jesus al posto di Manolas, ma comunque il brasiliano era già sceso in campo a Napoli. Diciamo che comunque la coppia centrale titolare è Manolas Spazio. Adesso l'alternativa è stata Jesus. È stata purtroppo una scelta forzata, perché comunque non ha fatto questi errori, però Manolas mi dà una sicurezza che purtroppo l'ex Inter non mi darà mai. A destra ha giocato Florenzi al posto di Santon e penso che abbiamo un'ottima fascia destra, perché Santon può essere adoperato magari contro squadre un po' più fisiche, ma Florenzi ieri è stato uno dei migliori in campo, nonostante non avesse clienti molto molto facili. Aveva Chiesa o Miralles, dipendeva da quando si invertivano. Comunque ragazzi, alla fine a centrocampo c'è stato il più grande dilemma. Perché? Perché tu hai dovuto arretrare Pellegrini e mettere un 99 come Zaniolo. Non fraintendetemi, è stato uno dei migliori in campo fino a quando è rimasto appunto dentro il rettangolo verde. Però tu hai dovuto fare questo cambio molto contorto per non mettere Cristante, giocatore sul quale tu hai fatto un grandissimo investimento, pagandolo tra bonus e parte fissa, tra prestito oneroso, bonus e parte fissa, 30 milioni. Veramente ragazzi, una cifra abnorme. Allora, tu sai benissimo che comunque Pellegrini gli hai riscoperto il ruolo, perché l'hai messo trequartista e si trova molto a suo agio e diciamo che sta giocando benissimo. Lo arretri in mediano, perché? Perché quando manca De Rossi non abbiamo un'alternativa. Ecco ragazzi, vendendo Strootman e Nainggolan e comprando 25 tipi diversi di mezzali, centrocampisti, offensivi, trequartisti, chiamateli un po' come vi pare, Pastore, Cioric, Zaniolo, tre su tutti, oltre Cristante ovviamente, hai smembrato la squadra, perché ora non manca un mediano. Nainggolan comunque anche lui è un po' più trequartista, però Strootman era un vero e proprio mediano. Tu facendo così hai tolto la parte solida della squadra. Adesso a gennaio devi prendere almeno un mediano, ma proprio per strastretti, perché Zonzi e De Rossi non possono giocare tutte le partite, soprattutto se tu non consideri Cristante un mediano, e questa è una cosa veramente veramente grave. Comunque alla fine spero arrivi Herrera o in alternativa Samastrecu, che comunque sono due ottimi giocatori, però ragazzi servivano prima, perché adesso De Rossi sarà fuori altre due partite, tre con quella di ieri, quindi è un problema veramente serio. In avanti ha giocato la formazione titolare, ha giocato la formazione normale ragazzi. Una cosa che mi ha parecchio sorpreso è stato il silenzio stampa quasi totale della Roma. Dico quasi perché comunque Monchi ha parlato, ed era meglio forse che si stava zitto, perché adesso rischia una multa. Perché? Perché ha detto che comunque abbiamo il VAR e quindi utilizziamolo. L'arbitro è l'ultimo dei colpevoli, quindi ha scaricato diciamo dalla responsabilità Banti, ma ha incolpato, seppure non dicendo nome e cognome, Orsato, che era il VAR, perché ha detto che il rigore per lui non c'era. Ragazzi, io resto molto dubbioso e ieri nel post partita a caldo ho detto che per me era rigore, anche se molto dubbio. Oggi ragazzi, io i dubbi mi sono rimasti. Simeone cade, ho visto benissimo una scena da Pinqua 2. Simeone cade dopo il contatto piede testa, quindi ragazzi ci può stare non dare il rigore, ma io penso che a parti invertite ci saremmo lamentati un po' tutti se non ce l'avesse dato. Quindi attenzione ragazzi, non sono così sicuro come molti romanisti dicono, che non è stato assolutamente, diciamo, non era da sanzionare questo rigore. Per me ragazzi può essere dato o non dato, proprio come ha detto anche Florenzi. Comunque questo silenzio stampa non era mai stato optato dalla gestione Pallotta, dalla gestione degli americani, e quindi mi ha lasciato parecchie perplessità. Comunque abbiamo fatto bene a lamentarci, perché ogni tanto ci dobbiamo far sentire. La Roma molto spesso non ha avuto una società che comunque si faceva sentire alle spalle e se ne sono approfittati. Adesso invece ragazzi finalmente c'è qualcuno che parla. Non ho apprezzato le parole di Monchi, che va a dire in pubblico che comunque il VAR doveva essere utilizzato, però alla fine ci sta. Nel primo tempo abbiamo giocato male, nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Diciamo siamo andati in svantaggio proprio per questa occasione beffarda, in occasione del rigore. Però comunque qualche occasione ce l'abbiamo avuta, il palo di Pellegrini su deviazione di Milenkovic, ma anche l'occasione di Dzeko da due passi a tirato alto. Perché? Perché Dzeko si stava coordinando con il sinistro, poi vedendo con la coda dell'occhio che la fonte non era uscito,
ha voluto strafare, ha voluto tirare con il destro. Ragazzi, non ha avuto il tempo per coordinarsi alla perfezione e ha sparato alto. Però queste occasioni non si possono mangiare, anche perché non è che pareggiare a Firenze è una disgrazia, perché comunque la Fiorentina è una squadra che veniva da un'ottima risultata, un'ottima striscia di risultati utili consecutivi. Però dove ha perso punti col Bologna, con la Spal e con tutte queste squadre qua, ragazzi, devi pur vincere contro qualche big. Se tu pareggi a Napoli, va bene, il Napoli è una squadra forte, però tu pareggi a Firenze, ragazzi, non riesci più a sbloccarti, cioè devi salire su un campionato, devi puntare al quarto posto, e così non si può andare avanti. Comunque nel secondo tempo c'è una grossa reazione della Roma, di questo sono stato molto contento, forse l'unica nota positiva. Abbiamo creato e finalmente ho visto un discreto gioco, perché comunque la Roma ha creato, molti dicono Roma bruttissima, per me ragazzi alla fine la Roma ha creato molto meglio oggi che a Napoli sicuramente, anche se a Napoli per me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ovvero il catenaccio, e l'ho anche detto. Però analizzando il gioco comunque è stato molto più spettacolare quello di ieri, abbiamo cercato di costruire spesso dal basso. Aundera ha pesato tantissimo per me, e, diciamo, l'errore sul rigore, però ragazzi anche così si forma un calciatore, riusciamo ad agguantarla nel finale con un gol di Florenzi. Speriamo bene ragazzi, perché adesso stiamo veramente messi male, la Champions potrebbe essere un punto di partenza, però lo diciamo sempre questo dannato punto di partenza, ogni volta abbiamo vinto il derby è un punto di partenza, abbiamo vinto l'altro giorno abbiamo vinto il CSKA, punto di partenza, abbiamo pareggiato a Napoli, un punto di partenza, ragazzi, non si va mai avanti. Ora bisogna, come dice Ramos, bisogna agire, non bisogna parlare. E allora agiamo, il video finisce qui, vi ricordo che se vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un bel mi piace, commentare ed iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche. Ciao a tutti.